Il suono delle sirene antiaeree è ormai quotidianità. La voce proveniente dal megafono invita tutti ad andare nei rifugi. Leopoli si svuota lentamente. Chi vive qui è abituato anche a questo. Fa parte della vita di tutti i giorni. Dopo un'ora circa cessa l'allarme. Si torna in strada come se non fosse accaduto nulla. È pomeriggio quando, davanti al centro della Divina Provvidenza, opera Don Orione, i poveri di Leopoli si mettono in fila in attesa di un po' di cibo e qualche vestito. In coda ci sono tanti anziani che, con l'aumento dei prezzi dall'inizio della guerra, non riescono più a comprare neanche il pane, e poi tanti profughi provenienti dalle zone dove infuriano i combattimenti. Adesso abbiamo aumento della benzina, dei prezzi, anche la pasta costa tanto. Adesso la grechka, che è grano siraceno che di solito qua si mangia tanto, si è aumentato tanto. E quindi la gente viene perché chiede, guarda, non ci basta per vivere, dateci qualcosa, perché... Molti di questi aiuti umanitari provengono dall'Italia. Prima della guerra venivano a chiedere aiuto ogni sabato un'ottantina di persone. Oggi pomeriggio invece erano più di 120. Sono proprio i nuovi poveri causati dalla guerra. Alcuni vengono e dicono anche dammi due porzioni perché vicino a me c'è una persona, un profugo, poi la divido con loro. Quindi anche nella povertà riescono anche a dividere quel poco che noi riusciamo a dare. Quindi un bel segno anche questo qui di condivisione. Dal 24 febbraio questo monastero è un porto sicuro per centinaia di profughi in fuga dalla guerra. Adesso qualche famiglia ha deciso di tornare a casa nella speranza che si possa arrivare presto alla pace. C'è questa speranza di che la guerra finisca, anche se non è ancora finita, però il desiderio enorme, il desiderio grande di poter ritornare, almeno a vedere che cos'è rimasto di quelli che hanno lasciato 3 mesi fa.